Ciao, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Finalmente, dopo circa 2 mesi, torno a registrare. Ebbene sì, se mi seguite su Instagram, ma anche qua, perché comunque ho pubblicato qualcosina, io e Francesco ci siamo finalmente sposati. Ebbene sì, il giorno tanto aspettato per un anno è finalmente arrivato. Ed è già passato 1 mese e mezzo praticamente. Siamo già andati in viaggio di nozze, in luna di miele, quindi appunto se mi seguite da un po' sicuramente avrete visto sui vari social e anche qui qualcosina. Ma oggi sono qui, prima di tornare veramente sul canale, sono qui per presentarvi qualcuno. Ecco qui Oreon! Che c'è? Patatino! Ti facciamo presentare a tutti? Hm? Ti fai presentare a tutti? Amore di mamma! Allora, lui è un chihuahua ed è il nostro amore. Io volevo da tantissimo tempo un cagnolino, sì, ed è arrivato. E ovviamente, se volete poi sapere tutta la storia, da dove l'avevo preso, eccetera, fatemi le domande perché sennò non finisce più questo video. Ha 10 mesi, il 19 ottobre farà 10 mesi. Noi lo amiamo, ci ha cambiato la vita in pochissimi giorni. La prima settimana non abbiamo dormito praticamente mai perché la notte ci cercava continuamente, voleva, cioè, le nostre mani, lo dovevamo accarezzare sempre, è vero? Sì. E quindi, insomma, è un po' così. È stato un po' traumatico, devo dire, perché ho anche pensato che cosa abbiamo fatto. È stato veramente traumatico, anche perché noi siamo abituati ad avere criceti europei, criceti siriani, nani, eccetera, però comunque animali che rimanevano in gabbia e che non gironzolavano per casa, e comunque erano sia animali comunque impegnativi, nel senso che te ne devi prendere cura, però non quanto un cane, perché lo devi uscire, lo devi portare a fare le passeggiate, insomma. Quindi all'inizio è stato un po' traumatico, anche perché lui non ci conosceva, non era abituato ovviamente ai nostri tempi, ai nostri orari, alla casa, all'ambiente, quindi doveva anche capire lui dove stava, dove si trovava. Adesso, pian piano che i giorni passano, che le settimane passano, si sta anche lui ambientando, sta capendo e sta diventando bravissimo, e noi insieme a lui, perché ovviamente anche la nostra vita, soprattutto la nostra vita, è cambiata, e quindi ci dobbiamo destreggiare tra chi lo esce alle 7 di mattina, chi lo esce alle 3 di pomeriggio, alle 4 di pomeriggio. È venuto già a fare un paio di volte la spesa con noi al supermercato, nel carrello adatto a loro, adatto ai cani, ed è bravissimo, è assolutamente bravissimo. Ovviamente, ripeto, seguitemi sui vari social perché lì giornalmente pubblico più cose, pubblico ovviamente più foto di lui. È vero, patato? Patatino? È un po' timido? Sì, un po' timido, amore. Oh, ma sì, adesso ti faccio scendere. Ovviamente Oreo, indovinate perché? Il biscotto, ma soprattutto, come ho visto questa riga bianca in mezzo alla testina, ho detto no, vabbè, è proprio la crema bianca del biscotto, assolutamente. E quindi l'ho chiamato Oreo. Sì, va bene. Ti faccio scendere, hai ragione. E niente, questo video, non muovere il treppiedi, ecco, mo iniziamo. Questo video era un annuncio importante, perché comunque mi va di condividere questa cosa con voi, perché ormai siamo in 3 in famiglia, quindi è giusto che anche voi sappiate, stai fermo, sappiate chi è questo terzo membro della famiglia. E niente, datemi tutti i consigli, tutti i pareri, e spero vi sia piaciuto Oreo, come piace a noi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!